che parlo a bassa voce, che lei non mi sente da qui. Allora, niente, finalmente mi devo solo alzare alle 6 per riuscire a fare qualcosa con mia figlia, perché praticamente lei sta ancora dormendo, adesso sono le 9, e ho avuto modo di fare la lavatrice, lavastoviglie, di rassettare un po' in generale casa, e la cosa più bella di tutte è finalmente essermi truccata. Io prima che mi truccavo tutti i giorni avevo un po' perso la passione per il make-up, sinceramente non lo stavo più apprezzando ultimamente, da un annetto a questa parte, nel senso lo davo un po' per scontato, insomma non avevo voglia di testare nuovi prodotti e l'avevo un po' accantonata come passione perché comunque non avevo grandi ispirazioni. Adesso che invece tipo non riesco magari a truccarmi per 2 o 3 giorni, anche 4 delle volte, quando proprio mi metto lì, mi rilasso, mi trucco, anche un trucco semplice, perché se vedete ho 2 colori, un rosa e un rosa più scuro, mi piace tantissimo. Mi viene voglia, sto sciogliendo i nodi, ho provato a scioglierli con la spazzola, vabbè comunque, e niente, mi piace troppo, basta, mi sta ritornando la passione di provare, fare, vediamo un attimo. Comunque niente, mi sono truccata finalmente, adesso vado a mettermi il rossetto, mi sono lavata i denti e esco perché devo passare in farmacia a comprargli la tachipirina perché lei dovrà fare il vaccino e ne approfitto oggi perché almeno riesco a fare qualcosa. Considerate, ieri non ho mai vloggato perché sarà l'accrescimento, sarà, non lo so, il tempo che la fa stare così, ma ieri voleva stare solo in braccio, piangeva appena la posavo, infatti giravo col marsupio perché dopo un po' le mani fanno male e praticamente poi voleva stare sempre attaccata, quindi io che sono abituata comunque a uscire, magari anche a tirarmelo e tutto quanto, ovviamente non sono potuta uscire perché lei voleva stare insomma in braccio a me, quindi aveva bisogno del mio contatto e quindi ho preferito stare a letto con lei, insomma a casa in generale, a letto un parolone magari, giusto la sera, dalle 6 in poi siamo state nel letto, ma prima a girare per casa, la posavo, la allattavo, poi riprendevo a camminare, si addormentava in braccio, appena mi sedevo, così. Quindi niente, va bene, adesso mi continuo a preparare e preparo poi lei e usciamo. Devo andare a prendere dei pacchi a casa di mia mamma perché io li faccio solitamente arrivare tutti là perché lei sta quasi sempre a casa mentre io magari esco, adesso non più, però in generale la mia vita è sempre fuori più che altro. Quindi siccome qua me li ritira la vicina che sta all'ultimo piano, mi scoccia poverina che lei dall'ultimo deve scendere a prendermi i pacchi o mettermeli davanti alla porta, insomma non ho mai avuto problemi nel senso di che me li rubano altro, però mi dispiace proprio che lei si occupi di questa cosa, anche perché ci stanno periodi che me ne arrivano anche 4 al giorno, altri che tipo per un mese non ricevo niente, quindi è un po' brutta, ecco, come situazione. Mia mamma invece è mia mamma, quindi insomma volendo o no lo deve fare, ecco. E adesso mi metto un bel rossetto e vado. Allora, per gli occhi è un po' da pulire, ho utilizzato per questo make-up la Nude Light di Huda Beauty e per esattezza ho utilizzato questo colore qui e questo. Io utilizzo sempre questi due ultimamente per fare dei trucchi nude e come vedete sta a buon punto. Devo dire che le Huda Beauty io le adoro perché si sfumano subito gli ombretti, c'è chi le odia, ma a me piacciono e soprattutto la cosa che mi piace è che hanno un make-up all'interno già bello che fatto, nel senso che comunque come vedete ci sono sia ombretti luminosi sia neutri, quindi potete giocare un po' con i colori. Per quanto riguarda le labbra, ho messo il Please Me di MAC, che ora ve lo faccio vedere ovviamente, che è quasi finito. Eccolo qui, dite quello che vi pare, ma a me bucare i prodotti è una cosa che proprio mi piace. Infatti, una di voi mi ha chiesto il video dei prodotti bucati, arriva. E ringrazio anche tutte quelle persone che mi seguono principalmente per i vlog, che non amano il make-up, ma che hanno comunque aperto i video di make-up e me l'hanno scritto sotto ai video, perché quello vuol dire proprio sostenere un canale. Perché anche se non ti interessa una cosa, è stata carissima. Ha detto io lo so che è brutto, però lo mando un po' avanti, però l'ho aperto e ti ho messo un mi piace. Ecco, grazie, grazie di cuore. Ovviamente non pretendo che fate questo, che li aprite anche se non vi interessano, però insomma anche magari invece quando seguite un video che vi piace essere presenti, quindi attraverso magari anche un like e lo seguite fino alla fine perché chiaramente YouTube premia i canali che più guardate il video e più quella persona è premiata. Se voi lo aprite e lo chiudete fate più danni che altro, nel senso che se state tipo 15 secondi a guardarlo e poi lo chiudete è meglio che non lo aprite.
aprite, diciamo così, ecco, per YouTube, perché penalizza, perché è come se quel video fa schifo, in poche parole, l'utente non rimane, per capirvi, piccole tips dietro i retroquinta, i retroquinte. Non c'è, ultimamente, siccome parlo tanto veloce, non vloggo spesso, voglio dire tante cose e per dirne tante non parlo, non so parlare. Comunque, lì dietro le quinte di YouTube ce la posso fare. Dopo la farmacia sto da Io Bimbo, dopo vi spiego. Sentite gli stivali che rumore, me ne sento solo io. Aurora, se ve lo chiedete, sta con mia zia. Allora, sono tornata a casa, volevo farvi vedere l'outfit, ho messo questo qui di Gigi Moda che mi piace tantissimo e secondo me con la cinta marrone sta benissimo, infatti dovrei comprarmi una scarpa del colore tipo cuoio e o delle calze o datemi consigli voi su come abbinarlo perché non mi piace tantissimo col colore nero, invece col cuoio sì, però non credo esistano dei leggings cuoio, non credo che ci stiano bene, però non lo so, fatemi sapere voi e mi piace perché è molto fresco. È facile per allattare, insomma, mi ci sto trovando bene. È tipo una super camicia che volendo potete stratificare con un cappotto. Non so cosa è preso. Eccola, lo stavo giusto per dire ad Aurora perché dorme. Invece no, ecco, si è svegliata. Mi pareva troppo bello. L'altro sta ridendo. Mi sa che non si è accorta che sta dentro casa. Di solito lei appena entra si sveglia e infatti dura da poco. Comunque mi sono arrivati 3.000 pacchi. Guardate, sono sommersa da pacchi. Guardate che bella questa confezione di Mustela. E adesso la vado ad aprire. Chissà cosa c'è all'interno. Allora, qui ci sta scritto: se hai ricevuto questo messaggio vuol dire che hai ricevuto il nostro regalo. Siamo felicissimi di aver portato Mustela nella tua famiglia. Se fai delle storie, taggaci. Scopri la nostra linea dedicata al cambio. Io questi qua già li adoro, ce li ho tutti e tre. E vediamo cosa c'è all'interno. Allora, le salviette, queste qui le avevo provate, io avevo quelle piccole, queste invece sono da 70 e sono fantastiche. Questa mi stava finendo ed è praticamente tipo un'acqua che senza risciacquo per lavarli, quindi è perfetta per il cambio pannolino. Poi questo qui non ce l'avevo ed è un gel detergente intimo, sempre con questo flacone a push che mi piace tantissimo, sia perché è più igienico e sia perché è più facile da dosare. Questa anche non ce l'avevo ed è la crema eritema da pannolino. Ed infine invece questa che è per il cambio, già ce l'avevo, ce ne ho due, una che mi avete regalato voi e una che mi ero comprata ed è buonissima, questa è la mia preferita insieme a questo prodottino qua. E vabbè, le salviette in realtà sono ottime, però insomma io mi trovo bene anche con altre. E questo è il regalo che mi ha fatto Mustela. So che mi credete, però vi faccio vedere veramente che, vedete, già ce l'avevo e sta a metà. Poi ho tipo questa che è una mousse detergente sia per capelli che per il corpo, buonissima. Qui ho altri prodotti, vedete? Eccoli qua. E non trovo invece le creme per il cambio, ma vabbè, tanto vi fidate. Pasta di oggi, mezze penne ai piselli con pomodoro e parmigiano. A Roma è venuto il freddo tutto insieme. Io sto morendo, infatti, credo che tra un po' mi metto un giacchetto. Vi dico solo che volevo accendere i termosifoni. Infatti, devo per forza fare il cambio alla bimba e capire cosa ha e cosa devo comprare perché io ho solo body a maniche corte di cotone. Però sopra di felpatino ho veramente poca roba. Ce l'ho tutte che vanno verso i 4 mesi e per ora sono troppo grandi. Oggi gliene ho messa una, ma gli sta veramente grande. Cioè, si scopre tipo qua un po' dietro al collo, quindi non mi piace la situazione. Ovviamente è venuto il freddo, raga, in 2 giorni. L'altro ieri si moriva di caldo e effettivamente fino alle 2, alle 3 fa caldo, ma dopo si muore dal freddo. Cioè, io sono ghiacciata. Adesso lei l'ho messa sul letto con le coperte, quindi sta calda, c'ha le mani bollenti, quindi vabbè, non bollenti, calde, perché insomma il calore può fare male ai bambini, quindi se poco poco dico è bollente, attenta alla SIDS, no,
La monitoro, state tranquille, io non vivo in tranquillità se lei non sta bene. E infatti è un po', non lo so, questa cosa non mi dispiace, non la vivo male, diciamo, la vivo un peggio quando si sveglia 10 minuti, mi alzo, la riaddormento, cioè che ci metto più per addormentarla che per quanto lei dorme. Oggi devo dire è stata abbastanza brava, non le si può dire nulla, anzi mi sta preoccupando perché sta dormendo anche magari 3 ore di seguito. Infatti io sto là a letto con lei perché ho paura che da un momento all'altro si sveglia. Quindi vabbè, allora, rompo quando non dorme, rompo quando dorme so io. Ho fatto merenda, mi sono fatta un po' di latte di soia con i cereali, adesso li rimetto a posto, poi li travaserò insomma come tutti i miei cereali. Comunque vi volevo dire due cose. Allora, sono andata a comprare la tachipirina, quella in gocce. In realtà la pediatra mi ha detto che lei preferisce le supposte perché chiaramente la supposta la prendi, fa effetto e basta. Magari le gocce, se fa rigurgito, insomma, così e si dà vicino ai pasti, potrebbe cioè, rimetterla e tu non sai quante gocce ha rimesso, quante no. E quindi, insomma, ha detto è un po' complicato se riesci lontano dai pasti. Comunque, tachipirina in gocce perché appunto può essere un effetto del vaccino. Mi ha detto se, cioè, mi ha spiegato tutto quando sale la febbre, come comportarmi, eccetera, eccetera. Quindi, ok. Poi, altra cosa che vi volevo dire: il materasso, e la rete del mio letto stanno veramente collassando. Perché, vabbè, il materasso in realtà ce l'ho da 3 anni. Però è di quelli tipo fini e quindi insomma non è super comodo, mentre la rete si sta proprio piegando, cioè si è proprio rovinata, piegata. Claudio l'ha battuta, insomma, mo l'abbiamo rigirata, quindi dove stiamo con i piedi l'abbiamo messa alla schiena e ora vediamo un attimo dove regolarci, cosa comprare, perché appunto vogliamo rinnovare. Se non il materasso, perché comunque ha 2-3 anni, non è vecchissimo, sinceramente io ho detto facciamo questa spesa. Visto che compriamo la rete, facciamole tutte e due una volta per tutte, no? Però ecco, ora valutiamo perché giustamente lui dice è più importante la rete piuttosto che il materasso. In realtà io mi sono informata ed effettivamente sia materasso che rete sono importanti entrambe, perché anche il materasso, col fatto che uno ci dorme, deve essere insomma in memory foam, eccetera, eccetera, lo sappiamo un po' tutti, tra virgolette. Quindi se avete materassi, eccetera, eccetera, reti da consigliarmi, fatelo, così come fate il forno. Io avevo questo forno qui della Rex, che in realtà non è neanche troppo vecchio, infatti ha 6 anni, 7 anni, cioè non lo so quant'è la vita media di un forno, però tipo mia madre c'ha 20 anni e ancora non si è rotto, mo domani mi chiama che si è rotto il forno. Vabbè, è pur vero che mia mamma lo usa molto meno, io sono una fornaia, si può dire, l'inverno, l'autunno e l'inverno, le stagioni quelle chiaramente che lo consentono, perché mi piace fare dolci, mi piace tanto fare tipo le melanzane al forno, le verdure al forno, insomma gli sformati, le lasagne, ecco, diciamo tutte queste cose che si cuociono chiaramente al forno. E almeno per dire un dolce a settimana io in inverno lo faccio, no? Almeno circa. E quindi niente, se avete dei forni da consigliarmi, fatelo. Io ho visto che anche a Carmen, che seguo sempre, si è rotto il forno e stavo sentendo da lei, credo che gli abbiate consigliato le sue iscritte, ma non so se sono in comune. Comunque, il forno della Whirlpool autopulente, stavo dando un'occhiata perché c'è un sito che da 1000 euro lo fa a 300, quindi veramente top come spesa. Ne ho visto anche uno da Ikea bianco, perché mi piaceva il fatto che fosse bianco e quindi niente, mi ispirava solo il fatto che fosse bianco, sempre sulle 250, però chiaramente non era né autopulente, in più questo qui della Whirlpool aveva tutti i programmi, non serviva il preriscaldamento, quindi super comodo perché te non devi stare 3 ore a aspettare che si scalda, insomma, quindi veramente ottima come cosa, molto molto interessante. Per quanto riguarda invece il divano, che molti di voi mi avete chiesto, lei mi ha cambiato il divano? Perché alla fine quest'estate avevo fatto un vlog dove ve lo dicevo, solo che poi è andato cancellato quel vlog, perché come una cretina, vabbè, avevo formattato tutta la scheda, quindi ho perso tutti i video, vabbè, solo io riesco a fare queste cose. Il divano è questo qui ed è praticamente di Mondo Convenienza. Adesso è un po' tutto disordinato perché stavo finendo le ultime cose delle bomboniere e ho registrato un video. Infatti vedete il casino e il pacco per terra.
Volevo provare anche a registrare il video dei prodotti bucati, ma la luce sta andando un po' via. Aurora dorme da un'ora e mezza, quindi ho paura che si svegli da un momento all'altro. E quando si sveglia io faccio avanti e indietro, oppure la porto lì, la cullo, metto la musichetta e mi stresso, quindi nel video vengo un po' musona, perché ovviamente io vorrei dedicare il tempo a mia figlia, però insomma se inizio un video mi dà fastidio poi ricominciarlo, quindi poi lo voglio portare a termine, insomma mi incaponisco e alla fine viene male. Se il tempo dedicato a mia figlia sia il video, per cui ho evitato e basta. Ormai sto registrando solo e quando ho voglia, quando so che Aurora sta bene e quant'altro. Oggi avete visto che ho comprato l'Umana, eccolo qui. L'Umana 1, questo vale fino ai 6 mesi. Ho comprato l'Umana perché? Perché praticamente io sempre il giorno stesso di Aurora, quindi il 15 ottobre, vado a fare il vaccino, la seconda dose. Per cui praticamente io non so effettivamente, cioè di solito lei si sveglia verso le 6 e io l'allatto, poi a volte sono le 7, però più o meno quella è l'orario. Se si sveglia alle 3 dura fino alle 8, insomma comunque 5-6 ore le dorme. E io poi mi vesto, mi preparo, la devo portare da mia sorella e vado a fare il vaccino. Siccome il vaccino sta a circa 35 km, perché io lo devo fare in un ospedale per determinate patologie, vado appunto in ospedale, non so quanto tempo ci posso mettere. Cioè, se esco per esempio, l'allatto alle 6, per le 7 più o meno la porto, che esco di casa, la porto da mia sorella e mi avvio, magari arrivo lì alle 8, c'è cioè, la fila e tutto, prima magari delle 10, le 11 non torno. Di conseguenza, mia figlia deve fare la poppata e non posso rischiare, magari che o la sera me lo tiro e non ce l'ho, oppure appunto che rimane senza mangiare. Quindi io ho detto, per sicurezza, se io durante la notte non mi viene tanto latte o in generale non riesco a in questi giorni metterlo da parte per venerdì, almeno per favore gli dai il latte, così tanto non succede nulla, ovviamente, per una volta. Non che, cioè, ci sono bambini che crescono solo con latte artificiale, quindi non c'è problema, però ho dovuto comunque tutto chiedere alla pediatra, chiaramente, perché non posso fare di testa mia perché non sono nessuno. E niente, vabbè, anche perché così starò anche meno stressata e penso, tra virgolette, a me e al mio vaccino, se no dopo devo fare le corse e tutto quanto. E poi io ho immaginato che tutto vada bene, cioè sicuramente va tutto bene, nel senso, però loro comunque ti tengono in osservazione 15 minuti. Mettete caso che mi viene una qualsiasi cosa, mi trattengono per ipotesi, cioè non è che la posso lasciare urlare o posso aspettare che mia sorella corra in giro da Io Bimbo a cercare un latte per mia figlia. No, lei già mi fa un favore, insomma. Quindi ecco, tra l'altro, Porella, io e Aurora facciamo tutte e due il vaccino lo stesso giorno, io mattinale e pomeriggio, e tutte e due praticamente nello stesso giorno che è il compleanno di mia sorella. Quindi povera Betta. E niente, a parte tutto questo, neanche mi ha detto che cosa vuole per regalo. Certo, uscire per me in questi giorni è un po' complicato. Poi ho sempre un po' l'ansia quando esco da sola con Aurora, nel senso che ho un po' paura, tipo che magari non riesco a gestirla. Cioè, se sto dentro casa, poi a me mi mette ansia. Non so se questa cosa forse non dovrei condividerla, però vabbè, ve lo dico, che magari lei piange perché ho le coliche e che mi succede in giro. E quindi, cioè, finché sto a casa, nel mio ambiente, magari comunque l'allatto, la tranquillizzo, eccetera, eccetera, a volte ha dei rigurgiti perché ovviamente magari ha mangiato, però si attacca perché la suzione gli allevia un po' il dolore. E niente, invece in giro mi spaventa un pochino questa cosa e quindi non so, cioè, dopo la mattina, il pomeriggio proprio non esco, ecco, diciamola così, perché una volta mi è successo all'Eurospin che ero uscita e che, insomma, mi hanno dovuto mettere la spesa sul rullo, mettere tutto nelle buste e io sono dovuta correre, scappare a casa, e l'Eurospin sta a, non lo so, 500 metri da casa mia, quindi comunque è stato, tra virgolette, fattibile. Ma se mi trovavo, ad esempio, che ne so, a Porta di Roma o altri posti lontani, sarebbe stato un po' più complicato. Scusate se mi sto toccando sempre i capelli, ma col fatto che ho questa piega un po' non sono abituata, mi viene da fare questo gesto. So che dà molto fastidio perché io poi rivedendomi nei vlog lo odio. Sto cercando di farlo il meno possibile, c'ero riuscita fino a quando non sono andata a farmi i capelli, che tra l'altro devo dire mi piacciono. Basta, smetto di toccarmeli. Altra cosa.
Io credo che avrete le orecchie che sanguinano. Sanguinino. Vabbè, Nino. Non mi viene il ciclo. Non mi viene il ciclo. Ho chiamato la ginecologa perché ho l'ansia, ve lo dico proprio in sincera verità. Cioè, perché un conto è desiderare un figlio, un conto è realizzare che potrebbe. Comunque, praticamente ho un ritardo di 6 giorni da quello che doveva essere. Perché a me è venuto subito un mese dopo, circa 30. No, 28 giorni o 30 dopo che ho partorito, e la ginecologa ha detto che è normale, che può succedere, cioè a chi viene dopo 2 mesi, dopo 6 mesi, addirittura un anno, e a chi viene subito, e ovviamente io ho la sfiga subito, e quindi doveva venirmi anche a ottobre, e ottobre è il 5, tipo il 4, insomma il 7. Ecco, siamo in ritardo e quindi niente, sono un po' in ansia. Lei mi ha detto di stare tranquilla, di non agitarmi perché è normalissimo, perché comunque tutto il corpo si sta un pochino ristabilizzando. Però mi ha detto, se proprio vuoi toglierti il dubbio, fai un test. Quindi praticamente io gli ho detto, vabbè, ma quanto devo aspettare? Lei ha detto, no, vabbè, ma magari sta settimana no, poi hai fatto pure il vaccino, anche quello potrebbe avere degli effetti. Comunque, quindi stai tranquilla e niente, in pratica la settimana prossima, dopo che faccio la seconda dose, lunedì o martedì mi compro un test, perché così togliamo ogni dubbio a questa cosa, perché ok, sì, avrà la fortuna Aurora di avere una sorella tipo me e mia sorella che ci passiamo un anno. Spero in un certo senso di sì e in un altro di no. Comunque vi terrò aggiornate. Claudio continua a dire: vabbè, ma di che ti preoccupi? Lui che dice: no, dobbiamo aspettare, però mi dice: no, non ti preoccupare. Il senso, l'ipocrisia e la coerenza. Se poco poco è positivo, lui sobbalza, quindi cioè, lasciamo perdere. Allora, adesso se Aurora continua a dormire, io proverei a fare il cambio. Questa è come assaporare la vita di mamma, perché praticamente neanche a me l'ho fatto il cambio e lo farò prima ad Aurora, però è giusto così. Io lo faccio quando ci sarà, insomma, Claudio qui. Che mi aiuta perché devo spostare scatoloni, insomma, devo un po' rifare delle cose. Mi stavo vedendo che questo anello mi è diventato largo, non so più dove metterlo. Vabbè, comunque, vi dico solo che Claudio ha sistemato l'ultima volta qua dentro, quindi troveremo i nuovi mostri. Allora, questo è uno smanicato che le abbiamo comprato da prenatal. Che è a 62 centimetri, lei è a 58, per cui questo direi di tenerlo. Vabbè, io me li vedo un po', magari vi mando in zoom, cioè in accelerazione. Ecco, questo è piccolo, perché comunque, insomma, capisco che chi non ha figli, soprattutto, non gliene possa fregare di meno di quello che sto facendo io. Questo va bene, anche se in realtà è a maniche corte, quindi sono un po' indecisa se tenerlo. Ora ci penso, comunque lo metto qua, quelli che possono andarle bene, perché comunque in generale a me piacciono i cambi armadi dei grandi, quelli dei bambini non molto, cioè in realtà la guardo un po' all'organizzazione, però penso che completino per completino sia un po' complicato. Vabbè, questo non c'ha più l'etichetta, perché vedete, io a forza di tagliare le etichette poi non ho più nulla. Vabbè, questo è più piccolo. E quindi vabbè, così. In realtà vorrei levarle tutte le cose a maniche corte, perché tanto non gliele sto mettendo, quindi non penso che se non gliele metto adesso poi gliele metterò. Infatti le tolgo, così almeno faccio spazio e capisco realmente cosa mi serve. Molti di voi mi avete detto di non darle via le cose di Aurora, di non donarle, ma io in realtà sono un po' combattuta, perché comunque io credo che avendo le possibilità anche in un futuro. Certo, sempre bisogna vedere quanto è lontano questo futuro, gliele ricompro. E in un altro però dico, effettivamente avete ragione, ma anche solo per una mia amica, insomma, magari possono far più comodo a una mia amica. Mi dispiace un po' perché alcuni body a maniche corte, questi vabbè li ha messi tutti 17.000 volte, questo è bellissimo, altri invece li ha messi veramente poco. Guardate che sistemazione bellissima. Tipo questa. Non l'ha mai messo. Però questo gliel'ha regalato una mia amica. Quindi, nel senso da poco. Quindi, che era di suo figlio, eh. Cioè, me l'ha dato, ecco. Infatti è un po' maschile. Però io ho detto, vabbè, ma non ti preoccupare tanto. Il body va sotto. Per cui, insomma. Questo è addirittura di quando è nata, raga.
È piccolissimo. E c'era scritto 50% mamma, 50% papà, 100% love. Tra l'altro questo si può tenere perché è unisex. Infatti io secondo me dovrei fare tipo una cernita di cose unisex e cose femminili. Queste sono delle mutandine che fanno sempre comodo, le metto qua. Sono piena di mussole, raga, è uno di quelle cose fondamentali. Molti di voi mi avete chiesto, infatti lo voglio fare, il video di cosa è necessario e cosa no. Che carino questo body. Questo anche me l'ha regalato la mia amica. C'ho pure il colletto, però questo forse col colletto mi può interessare. Ecco, le mussole, comunque stavo dicendo, sono una di quelle cose fondamentali. Vabbè, continuo senza parlare perché sennò vi stordisco. Non ho nulla. Allora, qui ho lasciato 5 body a maniche corte che non si sa mai, anche magari se mette un vestito pesante a maniche lunghe, magari se poi si esce in un centro commerciale e fa caldo, almeno la spoglio, e quindi per l'occorrenza, e 3 paia di mutandine che in realtà sono mutandine copri pannolone. Quindi in realtà non hanno molto senso visto che si va incontro all'inverno e io le avevo comprate più che altro per l'estate, no? Così, ecco, che è più carino, però non è un accessorio indispensabile. Qui ci ho messo gli unici 2 body a maniche lunghe che ho in questo momento, ma devo ritirare una lavatrice e quindi mo mi metto anche a piegare. Qua ci ho messo dei vestiti invece che vanno bene per uscire, quindi abbastanza pesantini. Come vedete sono pochi. Qui ci sono tutti i pantaloni, che come vedete almeno in questo reparto un po' di roba c'è. E qua ho i bavaglini, altri bavaglini, e 2 vestiti un po' più elegantini che li ho voluti tenere, non si sa mai, per qualche cerimonia, perché tanto sono più carini, quindi o li metto adesso o mai più. Però ho notato una cosa, che secondo me dovrei fare questo reparto, diciamo, per cose di casa e al massimo qualche felpina, e sotto invece la roba per uscire, perché se no non mi entra niente, perché comunque ho ancora un po' di roba. E per dire, invece i giacchettini da sopra non mi mancano, neanche i cappotti, ho 2 smanicati e un cappotto, quindi ok. In realtà mi mancano proprio body, cose intime, perché poi vi farò vedere se riesco oggi, dopo che ho piegato tutto, quanta roba c'è, e questo è tutto quello che devo dare via. E non è solo, perché appunto nella lavatrice sicuramente ci sta anche qualcos'altro. Ho dato via anche dei bavaglini, quelli piccoli piccoli, tipo newborn, in realtà semplicemente perché io ne ho tanti, cioè ho 2 reparti, quindi non mi servono, magari a qualche mia amica possono servire. E quindi adesso mi devo organizzare per come sistemare qua sotto. Vedete che ce li ho i cappotti? E ce n'ho anche un altro di smanicato arancione che ora non trovo. Vabbè, comunque, intanto metto via la roba di sopra e mo vedo sotto come organizzare. Dalla mia faccia, dalla voce bassa e dalla felpa, capite che è arrivata la sera, notte. E sono le 10:30 in realtà, però sono sveglia dalle 6, quindi è notte inoltrata. Mi vado a struccare al volo, Aurora dorme, ne approfitto e vado a dormire anch'io. E sono sparita, ma vabbè, ho mangiato. No, non dorme, la vellutata. E niente, vabbè, concludo questa giornata. Ci vediamo domani. Comunque no, non si è svegliata. Lei ogni tanto, non so se capita anche ai vostri bimbi, mentre dorme, fa così, fa e sembra che si sveglia, in realtà no, dorme, quindi non capisco se sogna. Boh, io pe la penso così che sogna, mi immagino questa cosa, così sono più contenta. In tutto ciò vogliamo